praticamente chi può dare indicazioni, non credo che ascolti passivamente gli altri. E qualcuno mi serve 2 mesi per ringraziarmi di un risultato che ho ottenuto e quindi parla con me, non parla con me. E quindi cominciamo a chiarire questo, che ci siano queste grandi distanze. E allora se fino a quando scherziamo, quale distanza? Distanza ufficiale o distanza di uno con l'altro? E in distanza è in alleanza ovviamente con me. Ma Nicchietto non andrà con la cappellaccia, neanche il suo partito non andrà con me. E il Pistazzi da noi è un uomo e deve ancora avere e deve trattare come persino una serie di voli che possono arrivare a breve e parla con il sottoscritto e quindi non è che vuol dire il Pistazzi. Al Pistazzi vorrei dire che manderò il segretario regionale del Pistazzi e sia con me, poi manderò gli altri che sono il capogruppo di quel partito a dire beh cosa teniamo. E chiederemo conto anche al responsabile a livello locale e non le vuole praticamente di sì eccetera, perché sai noi facciamo alleanza organica, noi siamo alleati con gli Stati Sant'Anatesi, noi siamo alleati con gli Stati in altre realtà, anche nella mia città, come la mi piace sul bambino che devo dare a chi prende, non prende voti, un assessore e un presidente di commissione senza voti. Quindi tutto quanto è legato a queste cose. Il discorso che abbiamo impostato, il discorso di primarie. Allora, è chiaro che prima dobbiamo sapere identificare i nomi e noi non siamo disponibili a fare le primarie assieme agli altri, se no spunta il serio. Allora, il PDL è in qualsiasi caso con noi. Il PDL è con noi, una parte del PDL che fa riferimento, diciamo oggi casualmente, in maniera di contrario cappellaccio, è l'OCI nel territorio. E sta cercando anche di prendere una serie di spazi per crescere in questi mesi. E l'altra parte è che è alleata nostra. Vuole soltanto sapere chi è l'indicazione del sindaco. Qui non c'è, noi siamo per perché nell'alleanza ci sia, diciamo, ci sia il PD, ci sia il PDL, la parte appunto che è in dissenso, questi due soprattutto, e poi abbiamo che gradiscono venire con noi. Non è che dobbiamo fare il PDL, il Partito Socialista, che in Sardegna non esiste, no, ma dove sei? Il Partito Socialista è scomparso in Sardegna, non ha un consigliere regionale, perché non ha raggiunto quel minimo che qui è fondamentale. E c'è una parte che è scomparsa ancora di più, quella che fa riferimento praticamente a Unico IVA e agli altri. Quindi chiariamo qual è il Partito Socialista a livello locale. Avrà pure la sua base, avrà pure il consenso, eccetera, ma con chi trattiamo? C'è un interlocutore provinciale, c'è un interlocutore regionale, perché io conto anche i voti che si prendono alle regionali, non mi consta che il Partito Socialista abbia fatto un risultato, non ha neanche un consigliere provinciale, come risulta, che si sia presentato e avere un consigliere provinciale. Un consigliere comunale non è un consigliere provinciale. Ma candidato con chi? Il suo partito? Nella lista di Fiemi, certo. Ah, mi hai capito, è un po' diverso. È una cosa un po' diversa. Aspetta, allora per poter eleggere un consigliere provinciale ci sono 3.700 voti. Fino a 4.500 voti si elegge un consigliere provinciale. Infatti, sapete benissimo che per esempio il riformatori elegge un consigliere provinciale. Ho 4.000 voti voto, quindi non è questione di cosa, non mi consta che ci sia stata una lista che abbia raggiunto questo obiettivo. Quindi voglio dire, noi dobbiamo innanzitutto dire, se noi rinunciando noi in una competizione dove praticamente andiamo a fare il rischio contrario, ma per finale faccio all'interno del mio paese, è un po' diverso. Se faccio arrivare con gli altri, è visto praticamente di andare a fare in alcune circostanze di con dei piccoli partiti che anche probabilmente sono anche nelle primarie di Corso, di Acheno, hanno vinto a Cagliari, hanno vinto praticamente ai Vestas per essere chiari, perché evidentemente hanno una capacità di mobilitazione 10 volte superiore al momento di crisi del PD, quindi siamo attenti. Non è detto che si possa essere un uomo con gli altri, noi facciamo la scelta di chiari. E' meglio di avere il consigliere comunale che consigliere comunale, detto con molta chiarezza, avendo 680. A me è quello che mi interessa. A me questo territorio interessa bene, se vince.
Se non riusciamo a avere una protezione, riusciamo. Questo è l'obiettivo che abbiamo. Non avere due consigli di una, perché automaticamente abbiamo la decadenza da parte di era, al capo abbiamo la decadenza, perché uno che non è sindaco non ha più essere in quella posizione. È chiaro. E poi noi abbiamo degli spazi, creiamo l'autorità d'ambito, perché magari diventeranno 40 tra un mese e abbiamo la forza di essere 4-5 persone, queste sono cose diverse. Però noi non possiamo fare senza che c'è stato un minimo di trattativa. E quando ho parlato con mio amico, con il locale, sono amico che gli ha detto fatto le primarie, facciamo le primarie. Detto qual è? Valutata attentamente che può essere il sindaco, che ci sono, però ecco, non ha detto praticamente abbiamo quelle primarie. E ci dobbiamo ricordare questo più. Ho parlato di lui, ho parlato con Didier, ripetete che ho parlato degli altri. I statisti mi hanno detto che stanno aspettando, almeno in piedi ci deve fare la salutazione. Se però potrebbe fare una lista per locale. Allora non sono primati o ripartito, sono scelte prettamente locali. Visibilmente locali, so che sono anche liste, che c'è praticamente chi vuole presentare liste, chi vuole parlare con noi, magari vorrebbe praticamente interloquire in un certo modo, ma non abbiamo questi spazi, dobbiamo decidere che temi intorno, esattamente chi il nostro partito praticamente indica come sindaco. E se il sindaco è quello, noi dobbiamo sostenere il sindaco, dobbiamo cercare tutti gli appoggi e gli altri liste per cercare di vincere. Non è della sua parte che diciamo, per riuscire ad essere competitivi e avere la migliore presenza possibile. Questo è l'unico obiettivo che abbiamo noi. Se qualcuno ha parlato di primarie, primarie con gli altri, io non ho sentito ancora partiti politici che vi hanno proposto per la locale sensato, oppure hanno interrompito, e allora facciamo le primarie e cioè, rimane a un obiettivo, concentrare, cancellare e correggere, per arrivare a un obiettivo che sì, questo non mi piace, io non ho detto prima, non abbandoniamo nessuno, è meglio avere due o tre consiglieri certi che avere praticamente una marca, un manovro che alla fine non ci porta nessun risultato. La nostra forza è indicata nel territorio, è indicata il sapere, questo 11-82%, con terzo polo abbiamo parlamentari, senatori, tranquillamente, noi ci abbiamo. A Oristano abbiamo un po' di gente che supera il 40%, insomma, mettiamoci d'accordo. E noi stiamo pensando a crescere, a cercare di, non è vero che quel risultato sia scontato, perché il cliente è in crisi, non è che si voglia dire, c'è una crisi che è verticale. E quindi no, quei dati erano storici, non è detto che siano più quei dati. Stiamo attenti a valutare, c'è una consultazione elettorale. Ogni consultazione elettorale ha un momento specifico particolare e i risultati si conoscono soltanto alla notte dello scopo, che si voglia dire. Io ho una lista forte, competitiva, eccetera, attraverso carta conosce. Questo è l'obiettivo che abbiamo in quel caso. Abbiamo una consultazione, esatto, cioè come se io dicessi che a Porto Suso saranno tre candidature, quella di Punto, quella praticamente di Animonda e l'altra sarà certamente della consigliera provinciale, che praticamente la consigliera provinciale è una candidatura forte. Non è che noi ci vediamo a giocare là, non abbiamo la forza politica per essere in località, dobbiamo scegliere con chi andare, non è che possiamo metterci in mostra di cerchio, abbiamo preso 280 voti, cioè 20, e dobbiamo utilizzare questi 280 voti per avere una lista che sia alternativa o un'altra, per cercare di vincere, andare in maggioranza. Questo è l'obiettivo, magari abbiamo un consigliere due in maggioranza. E a seconda delle circostanze abbiamo un criterio diverso. E noi tutti quanti dobbiamo renderci conto e dobbiamo raggiungere una soluzione. Prospettiamo eventualmente altre soluzioni, ognuno intervenga, dica la sua e poi cerchiamo di concretizzare. Mi chiede di parlare. Il signor Cofanese. Lui è l'anello di congiunzione, diciamo un'opera in corso assieme, anche quando è l'impianto di educazione. Abbiamo tante cose con noi, ma la questo, solo che la sessione che conoscete, i dottori che io sono precedentemente anche precedentemente dalle elezioni, non sono stato conoscente. Questo però non significa che fosse, cioè,
perché c'è anche qualche pressione, c'è un clima insomma di una forte coalizione che può portare un grande condizione di pressione. Su questo io credo dobbiamo lavorare tutti e arrivare, io ho sentito Cino, come sempre più, come sempre detto, e quindi sono coinvolto in prima persona in modo molto, molto forte, no? Questa parte elettorale. Quindi dico, io sono vicino, convinto, da tempo, credo che l'ho dimostrato, un gruppo molto coeso e consente, con tutte le grandi soddisfazioni nella mia attività. Quanto non candidavo questo lui? Credo che lo stesso bisogna fare. Forse recentemente non c'è stato una delle giovani di mare come partito come PC, c'è stato successivamente. Ma non c'è delle condizioni per fare un'intera amministrazione con grande condizione di determinazione, quindi arrivare oggi alla condizione che potesse essere lui automaticamente candidato. Però io sul discorso delle primarie sono d'accordo con chi mi ha preceduto, con Giorgio e con altro master. Credo che le primarie vadano bene all'interno del nostro gruppo, anche perché noi siamo un gruppo minoritario, non si è candidato Marco Puda, adesso 1100 voti, solo su una sezione. Quindi chiaramente i voti quando vogliamo, quando lavoriamo seriamente, grazie anche alla storia che ci viene dall'onorevole Paghino, credo che il gruppo del PC sia in grado oggi di esprimere una grande determinazione, a condizione di una storia e quindi portare avanti una candidatura che possa essere determinata. Credo che appunto, siccome non ci possiamo confrontare con un sistema di primarie che chiaramente resterebbe a fianco a altri gruppi, ma potrebbe essere anche molto lontano da noi, credo che su questo tutti siamo convinti, no? Anche se è stato un ricordo di pressione, si parlava di solo, siamo andati tutti in massa, non ci potevano dire di non votare, non abbiamo votato contro. Chiaro che il gioco dell'altra parte è quello di votare il candidato meno forte, quindi noi non possiamo prestare fianco a questo gioco. Credo che se oggi ci sono delle persone, che siccome ci sono nel nostro partito, valide che ritengono di poter avere i numeri, o se non si vogliono presentare loro, possono presentare altri, visto che Mario insomma, è una persona abbastanza convinta e determinata, facciamo anche gli altri nomi e al nostro interno arriviamo alla determinazione dei diritti di essere candidati, ma non proiettiamoci all'esterno, altrimenti la prima parte non ci sono gli altri. Io sono molto vicino al vostro gruppo, Perucci, parte Mario, e io sono presente, credo che tutto quello che potremmo fare per dare una mano, e come sto facendo adesso per raggiungere una profonda convinzione di questa candidatura, dobbiamo fare tutti insieme. Grazie. Bravo, signor. No, prego, no, Stefano. Io voglio un impegno da parte che non ci sia preclusione da parte di chi sarà, da parte del vicino indicato come sindaco, credo, preclusione alle candidature nella lista. Cioè, ti chiedo che sia il partito che ti faccia carico di concordare con il sindaco la lista dei candidati. Per essere chiaro, se si vuole candidare Luigi Fibus, non può Mario Codogio o Eusebio Vadino dire no, deve essere il partito che valuta la candidatura di Tizio o di Caio. Non possiamo, per essere chiaro, Mario, né tu né io, escludere chi che sia. Sono stato chiaro. Siccome tu cerchi il risultato migliore, credo, no? Devi essere quindi, tu devi essere partito di
valutare le candidature. E degli alleati, è chiaro che la valutazione verrà fatta in loco la valutazione, perché noi li conosciamo di più. Però non ascoltate parlare di chi si dice questo a due punti, questo a tre punti, non si candiderà, o candidi un punto, su lo devi scusami tu mio, lo candidi più a meno forma. Io posso, noi normalmente la siamo tutti i problemi, non c'è noi siamo conviventi. Non più tardi di stamattina, di martedì, un incontro perché è stato messo al petto l'assessore al turismo di Zacchena. Hanno detto che la strada, la porta è aperta, non sono accomodata. Io vedi non li ho voluti confronti degli altri, non li ho voluti nessuno. È chiaro che noi facciamo con noi stessi più c'è un'indicazione. La lista si fa, ti conoscevo con gli alleati. È chiaro che gli alleati non hanno un nome. E se un alleato mette un nome, concentra tutto su quel nome e ha un privilegio. E la lista si fa con un gruppo di persone, che sono quelli che sono sempre stati all'interno del partito, siete un eccetera, all'interno della tua persona. È andato sì che vanno, devono pure fare la scelta, nel senso che sui nomi della candidatura, se tu hai 30 nomi, devi candidare 16, devi candidare le persone che ti danno anche le possibilità per ottenere il risultato possibile. Questo mi sembra loro, senza vedere. Praticamente perché si vince se tu candidi gente che ha praticamente dietro un consenso determinato alla persona, alla professione che svolge, all'unico familiare, da mille tempi di differenza, eccetera. Questo non è consentito a nessuno, così come la faccia. Quindi noi adesso dobbiamo perdere, così come io credo che dobbiamo fare una mini delegazione che eventualmente magari una volta che io un po' come vertice della partita, poi voi fate la seconda parte. Adesso dobbiamo sentire gli altri, sentire anche Mario, perché Mario può parlare, per dire qual è la sua posizione. Non devo vedere più la posizione. Se nessuno non chiede di parlare, ci sono altri, non lo parlare. Sì, grazie, buonasera. Mi a volte mi viene da dire che la Sardegna ha dei problemi perché siamo così. Il problema più grosso della Sardegna è la coesione, spesso questa coesione manca nella sanità. Mi viene spesso da fare un esempio. Quando sono stato eletto Presidente Nazionale del Comune, gli unici due che mi hanno votato poco erano quello di Campoforte e quello della Maddalena. E questo è tutto dire. Tutta l'Italia mi ha votato a favore, Campoforte e la Maddalena mi hanno votato a favore. E va benissimo. Io, caro Giorgio, innanzitutto ti ringrazio per quello che stai facendo per Sant'Antonio, che facciamo tantissimo. Una cosa che è apparsa, non è apparsa perché purtroppo noi abbiamo connesso per noi, non abbiamo molto, noi lavoriamo moltissimo, però non parliamo e non comunichiamo forse. E questo è un danno, dico in politica, perché speriamo che la gente veda. Il risultato che abbiamo avuto grazie a Giorgio e tanti è che Sant'Antonio è stato istituito di nuovi corsi in linea con la programmazione territoriale. I turisti per la via professionali e i giornalisti per il liceo di Sant'Antonio. Grazie a lui, altrimenti non ce l'abbiamo fatta. Turisti per la via, la posizione non è scaduta, sono firmate 4 premi. Quindi immagina quanto era azzeccato per corso. Il giornalisti, come stiamo lavorando moltissimo sulla cultura, credo che sia intonato e potrebbe andare avanti. Io ho fatto una scommessa, ero uno tra quelli che criticavo, però mi sono reso conto che criticare non c'è niente, bisogna spendersi, bisogna buttarsi dentro e lavorare. E ho deciso in qualche anno di lavoro, sono diventato sindaco di Sant'Antonio, di cui vado orgoglioso, sono molto orgoglioso. E forse anche in linea con la lettera che avevo fatto di oggi, potrei anche farmi da parte. Potrei fare una parte perché
sommato io ho raggiunto il mio orgoglio, è stato premiato, però mi sono fatto, perché sono anche stanco, un lavoro molto duro per il sindaco, però ho fatto un ragionamento, ho detto se io non faccio il sindaco e se è tranquillo giuro che questa elezione possiamo vincere, e possiamo vincere tranquillamente, perché inizieremo finalmente a parlare, a dire quello che abbiamo fatto, e ti assicuro che abbiamo fatto tantissimo, perché sono i numeri, non le chiacchiere, il problema che ha fatto la gente. E possiamo vincere tranquillamente con il PD, senza il PD, possiamo vincere, e non nominiamo molto veloce, cioè, secondo me vincere. Ci vuole solo compattezza, coesione, bisogna crederci, perché, ripeto, abbiamo lavorato tantissimo. Dico quattro, e lo diremo proprio bene, cioè non facciamo niente, abbiamo diminuito il debito del mondo. Abbiamo proprio battuto, non per momento, e oggi possiamo chiedere prestiti investiti. Abbiamo ridotto le spese del personale al 22%, io credo che siamo capo di Italia. Io non credo che ci sia un ente locale che spende il personale al 22% del personale. Sono tutti sull'ordine del 40%, cioè al limite, e al centro sull'Italia sul 40% e 60%. Questo vuol dire che facciamo un sacco di servizi. Il servizio sociale, la solidarietà, ha portato il bilancio del servizio sociale da 1 milione di euro a 5 milioni di euro. Praticamente ha quintuplicato il lavoro sul sociale. Abbiamo lavorato tantissimo sulla cultura e ce lo riconoscono tutti, tranne forse uno o due potenti. Tutti gli altri ce lo riconoscono. Sui lavori pubblici, è stato Dio che purtroppo un patrimonio che non può mantenere, è stato abbandonato, ma anche perché è difficile mantenere. E quindi le manutenzioni ordinarie che dovrebbero essere programmate, si possono programmare, e diventano straordinarie. E noi abbiamo investito e speso un sacco di soldi, perché abbiamo partecipato a un sacco di bandi, li abbiamo vinti quasi tutti, secondo me è stato un problema di oggi. E non riusciamo a trovare solo da bilancio per cofinanziare i bandi che diciamo, perché li diciamo tutti. Abbiamo avuto un sacco di finanziamenti, quindi lavori pubblici, ambiente. Abbiamo scommesso la diversità, siamo tra i primi sapere. Siamo tra i primi sapere della differenza. Gli altri cercano, hanno paura di stare, che è un rischio per la differenziata, vediamo da molti curiosi. Noi abbiamo 12%, noi abbiamo superato il 70%, siamo tra i primi in Sardegna, anzi siamo stati premiati con il mio cittadino, quindi ambiente, lavori pubblici, e poi abbiamo fatto qualcosa che in politica non pare, perché prima quando fa un programma politico dovrebbe usare soluzioni tampone, ma dovrebbe anche pensare a cose strutturali, e cose strutturali non si vedono subito. La gente qui è preoccupata, vuole risultati subito, però le risposte strutturali non si hanno subito. E quindi dobbiamo spiegare alla gente che in due anni non si possono avere risultati. Però noi, purtroppo, stiamo lavorando, non abbiamo questi risultati, la gente non capisce, non li percepisce, anche perché l'Italia, la Sardegna in particolare, ha un iter organizzatorio pesantissimo, che ci impedisce di spendere i soldi. Noi, se pensiamo che fino a qualche mese fa, qualche anno fa, una autorizzazione paesaggistica, doveva rimanere anche due anni in campo. I soldi europei erano nei contatti in due anni. E quindi non riusciamo a spendere i soldi perché siamo inchiodati da un iter organizzatorio. Io a volte la uso una slogan, dico, noi non vogliamo soldi. Noi vogliamo autorizzazioni, perché con le autorizzazioni si va avanti. Perché i soldi poi, se non abbiamo le autorizzazioni, i soldi che abbiamo non ce la spendono. E quindi si formano dei residui massivi. Ed è tre giorni la nostra instabilità. E li siamo fermati tutti. Ecco, quindi io dico questo, io ringrazio proprio per quello che sta facendo per Santa Maria. Ringrazio Eusebio che ha fiducia in me.
ringrazio veramente per tutto, perché si sente già sul cuore da parte della storia dell'ambiente, da parte anche degli altri assessori per mezzo della storia dell'ambiente, perché la pubblica istruzione sono le cose, perché c'è sempre il fiato di giorno che guarda quello che bello la persona da Dio. Ecco, quindi io dico, signori, amici, noi possiamo rivincere questa elezione. Se non ci fosse un candidato che non vogliamo, io mi sarei andato avanti. Io sono in campo perché sono convinto che questa elezione si possa vincere. Se voi avete fiducia in me, io mi candiderò. Grazie. Dallas, non è chiuso, dicendo tutto quello che sarà dell'altro, continuerò con l'entrata di voi. Molte cose abbiamo fatto, molte altre abbiamo fatto in stabilità, si trattava di ottenere un risultato che abbiamo ottenuto, creando condizioni, cioè i servizi sociali si permettono, è aumentata molto la sensazione, no? È aumentata nel senso di risorse finanziarie disponibili, una volta erano 300, adesso battaglie ci sono 3.000 di loro. Cerchiamo di ottenere, non ha fatto correzioni allora noi credo che avremo un po' anche tra le difficoltà, certo, cerchiamo di trovare il massimo di convergenza e presentarci queste decisioni per cercare di vincere. Questo è il nostro obiettivo, su questo ci cerchiamo. Abbiamo fatto molte cose, ma le possiamo fare altre, credo che possiamo portare a termine anche quindi non ho fatto tra San Matteo, con la Z, eccetera, sono anche San Giovanni, il piano di regolazione, il piano idrico, la terza fase, quindi abbiamo tutta una serie di cose in cantiere e nel momento stesso in cui parte la finanziaria è chiaro che noi abbiamo delle risorse finanziarie che consentono di trovare la priorità in confronto di quei comuni che sono in questo momento nella fase del quadro. Io credo che sia opportuno, io mi faccio carico, magari sono un esempio che voi ci diamo d'accordo, consigliere, chi deve essere a interloquire una volta fatti diciamo gli altri partiti per avere un quadro preciso e questo lo sono credo che se non ci sono posizioni cerchiamo di smussare gli angoli e ottenere il risultato, però credo che questa sia l'unica soluzione. Se dovessimo fare poi le primarie forse da parte di molti amici di questa richiesta ovviamente vale quello che ho detto, noi siamo contrari primario, se dovessimo fare primario facciamo in casa noi collegamenti con altri per fare delle cose che possono portare risultati più anomali come si è verificato recentemente nei più grossi comuni della Sardegna, siamo contrari perché ci perderebbero quindi in un ruolo non certamente di comprimario perché sì in un ruolo di secondo livello, noi vogliamo essere invece protagonisti e non quindi. Per quanto mi riguarda, io ho un quadro di riferimento che sono fatto, adesso continuerò nella mia azione, lo supererò con molti di voi e praticamente marciamo a combattere questo risultato. Datemi qualche giorno di tempo per queste interlocuzioni che sono state anche rinviate, perché vorremmo sapere qual era una posizione nostra più chiara, più definita, se c'era una soluzione alternativa, in funzione di questo ci incontriamo con continuare. Per quanto riguarda la mia persona, grazie.